piano, tutte le strade in Romania. Fingendosi camionista, il nostro inviato nei giorni del terrore ha ripreso clandestinamente Timișoara, la città da dove è partita la rivolta. Intervista a TG1 7 di Doina Cornea, antesignana dei dissidenti romeni. Ascoltiamo alla radio questa canzone che parla del meraviglioso dicembre di libertà. È il 31 dicembre al confine di Timișoara. Un branco di cerve fugge inseguito dai lupi. Ci ha detto la gente di qui che questo è stato un buon Natale per i lupi della Transilvania. E non solo per la carne di cerve. Con una piccola telecamera siamo saliti su un camion che fa la spola tra l'Italia e la Romania. E lo stesso camionista ci fa da interprete. Al confine abbiamo atteso due giorni mentre ci raggiungevano le notizie degli scontri di Timișoara. Avventurosamente nell'ultimo giorno dell'anno abbiamo raggiunto la città martire della rivolta rumena. Questo è il posto di blocco. Militari con la fascia al braccio controllano i nostri passaporti. Ci sono anche molti civili armati. Entriamo. I segni degli scontri sono ovunque. Vetri rotti, fuori di pallottole, incendiata la stazione degli autobus. Qui 40 persone sono morte. Chiediamo qual è stato il numero totale dei morti. 4 o 5.000, ci dice questo giovane ingegnere. Li hanno messi nelle fosse comuni nel cimitero dei poveri. Questo è uno dei cimiteri di Timișoara. Sì? È il primo giorno dell'anno. Le campane di questa chiesa di legno suonano di nuovo. La gente ci dice che da anni non si sentiva più questo suono. Sulle tombe, fiori e piccole candele. Molti loculi sono stati sfondati. Dentro, la Securitate aveva nascosto le sue armi. Poco lontano c'è l'obitorio trasformato dai truci sicari di Ceaușescu in camera di tortura. Torniamo nelle strade della città, nelle piazze. Questo cartello dice, qui è morto un giovane di 17 anni. E quest'altro... Regalo nel nome degli abitanti di Timișoara queste zampe all'assassino e alla sua famiglia e a quelli che li hanno serviti. La scritta di questo muro inneggia al pastore Tokes Laszlo, animatore della rivolta. Proprio in questo palazzo c'è la sua chiesa riformata. Da questo pulpito Laszlo parlava di libertà e qui hanno tentato di arrestarlo. Due collaboratori del prete ci raccontano la scena. I soldati che circondano l'edificio, che trascinano via il prete. La gente che reagisce. È stata la scintilla. Timișoara è insorta. Poi è iniziato il massacro. In data del 15 martie ha fost el annunciat Il pastore è stato nascosto in un piccolo villaggio e non torna in città perché sarebbe un troppo facile bersaglio per i colpi di coda dei nemici della libertà. Ripartiamo col nostro camion e sempre ci accompagna la canzone del dicembre della libertà. Mm-hmm.
L'anno nuovo è già cominciato. I ragazzi di Timisoara ci salutano con il segno della loro vittoria. Le esplorazioni. Alle soglie del 2000 esistono ancora alcune incertezze sulla localizzazione esatta delle origini dei grandi fiumi della Terra. Uno di questi è il Rio delle Amazzoni. Diverse spedizioni si sono succedute negli ultimi anni per definirle con sempre maggior precisione. Le sorgenti dell'immenso fiume erano state raggiunte già nel 1979 da un italiano, il giornalista e esploratore Franco Guarino, in compagnia di un solo indio peruviano. Le immagini che stiamo vedendo sono quelle girate con una cinepresa Super 8, il mezzo tecnico allora disponibile. La sorgente venne allora localizzata a 15 gradi, 29 primi e 50 secondi di latitudine sud e 71 gradi, 42 primi e 0 secondi di longitudine ovest, a 5.564 metri di altitudine sulle Ande peruviane. La montagna è chiamata Cerro Mismi. È un altopiano assolutamente desertico, abitato solo da condor aggressivi e vigogne dalla lana pregiatissima. Il primo tratto del corso d'acqua si chiama Rio Chaurasanta. La nuova spedizione italiana, che partirà tra qualche settimana, sarà guidata da Jacek Palkiewicz, polacco che risiede da oltre 20 anni in Italia, a Bassano del Grappa. È un avventuroso, con un curriculum di imprese estreme, come la traversata del Borneo nel 1986 e il viaggio al centro degli Urali 2 mesi fa, per fissare il punto esatto in cui passa il confine fra Asia e Europa. La spedizione sarà composta da 9 persone, tra idrologi e cartografi di varie nazionalità. Per orientarsi avranno a disposizione carte satellitari fornite dall'Agenzia Spaziale Europea. Ed è tutto per oggi, appuntamento con la scienza. Domani, 11. Quanto è davvero lungo il Nilo e dove nasce il corso d'acqua che con il Rio delle Amazzoni si contende il record di fiume più lungo al mondo? Se per alcuni studiosi l'origine è nel lago Vittoria, per altri bisogna invece andare alla ricerca delle sorgenti tra le decine di emissari che alimentano il grande lago. Per dirimere la questione, le spedizioni, terminate talvolta nel sangue, si sono succedute e anche l'ultima non ha fatto eccezione. Il risultato è stato però a suo modo straordinario. Se la guida Steve Willis è stata uccisa da un gruppo di guerriglieri, 3 dei suoi compagni di avventura sono invece riusciti a spingersi oltre il confine del lago Vittoria. Qui, risalendo il reticolo di emissari che lo alimentano, i geografi hanno percorso i 107 km del fiume Kagera fino ad arrivare a quella che è poco più di una pozzanghera, dove nascerebbe appunto il corso d'acqua più lungo al mondo. Un percorso che 25 anni fa, senza l'ausilio di GPS e telefonini, era stato seguito da un altro esploratore. Si presenta come una foresta fluviale che sta nello spartiacque tra il bacino del Nilo e quello del Congo. Bisogna tenere d'occhio gli animali, i serpenti, i coccodrilli in particolare, e anche degli insetti piccolissimi che sono alle volte più pericolosi di quei grandi. Oggi c'è anche il problema che le tribù sono in guerra tra di loro e poi c'è il solito problema dell'acqua, perché l'acqua non sempre è pulita, vivono gli animali, vivono dalle piante. Ma la scoperta apre anche una questione prettamente geografica. Se fino ad ora il lago Vittoria è stato considerato come la sorgente del Nilo, non è solo per una questione legata alle difficoltà di esplorazione della zona, e che molti considerano questa scelta giusta anche da un punto di vista scientifico. Come stabilire tra le centinaia di corsi d'acqua che alimentano il lago quale sia all'origine del Nilo? Quello che si perde più lontano nella foresta, rispondono alcuni esploratori, ma la questione non è pacifica, esattamente come le foreste che circondano il grande lago. Percorse per prima gli 81 chilometri del canale. Da allora sono transitate 1 milione di imbarcazioni, un movimento enorme che tuttavia non è ancora riuscito a coprire per intero i costi